Oltre 1100 ricerche mostrano che l'alleanza terapeutica è uno dei predittori più importanti del risultato della psicoterapia. In pratica, se l'alleanza terapeutica è deficitaria, è molto probabile che le cose col tuo paziente andranno male. Se invece c'è una buona alleanza, è più probabile che avrete successo. Questo mica lo dico io, lo dice John Norcross in un libro di questo pochi, ma è uscita pure la terza edizione. Norcross oggi probabilmente è uno dei più grandi studiosi dell'alleanza terapeutica contemporaneo. Quindi il video potrebbe finire qui. L'alleanza terapeutica è importante? Sì. Quanto? Tanto. Tanti saluti. Ma il fatto è che, come sapete, a me piace fare le pulci. Sì, perché alleanza terapeutica può voler dire tutto e niente. Se non definiamo le componenti, è come se stessimo dicendo qualcosa come la felicità è importante per la salute. Sì, ok, ma che cosa intendi per felicità? Devo sapere esattamente di che cosa stai parlando se voglio avere la possibilità di aumentare la mia felicità e di conseguenza la mia salute. Stessa cosa per l'alleanza terapeutica. Peraltro, prima ho dimenticato di dire che Norcross è il più grande studioso di relazione terapeutica, di cui l'alleanza è una parte. E non di rado, infatti, senti che molti colleghi che giustamente dicono la relazione terapeutica è importante, che è però già una cosa diversa dall'alleanza. Ma poi sembra che non abbiano bene idea di cosa si parli, o meglio, non ne hanno un'idea proprio precisa. C'è un po' questa impressione che se siamo carini e coccolosi con i nostri clienti, se creiamo un ambiente caldo, allora il paziente ne gioverà. Così io ho aumentato la temperatura nel mio studio e i pazienti hanno incominciato a sudare. Ma no, Flavio, con più caldo si intende che devi essere così più buono, più accogliente. Ecco, devi essere più accogliente. Vabbè, ma che cosa vuol dire accogliente? Cioè, cosa devi fare? Che intendi? Lo devi abbracciare? Se si mette a piangere, di allargare le mani e dire su, vieni qua, papà. Perché questo è effettivamente un modo di definire il termine essere accogliente. Ecco, ovviamente non diciamo vieni qua, papà, ai nostri clienti, e impariamo a definire l'alleanza terapeutica. Questo peraltro è un processo che dovresti fare per ogni costrutto. E questo è uno dei motivi per cui io non mi accontento di indicazioni teoriche quali dobbiamo rafforzare lì o bisogna costruire una base sicura o l'io bambino deve comunicare meglio con l'io adulto. Voglio concetti netti e operazionalizzabili e non vaghi ed eccessivamente interpretabili. Rispetto all'alleanza terapeutica, uno dei modi per lavorarci in modo da aumentare l'efficacia terapeutica è quello di concentrarsi su quattro elementi che la compongono. Sarebbe poi più preciso dire che questi quattro elementi vengono messi in un insieme che chiamiamo appunto alleanza terapeutica, però evito di proseguire in questa direzione sennò divento antipatico. E visto che mentre registravo questo video mi sono accorto di essere andato per le lunghe, c'è ancora un bel po' da parlare, direi che rimandiamo i quattro elementi alla prossima settimana in modo tale da poter spaccare per bene il capello in quattro.